Ben ritrovati, questo è TG Venezia, l'informazione costante in diretta di Rete Veneta. Vi facciamo vedere adesso, nel prossimo lungo servizio, i fatti più importanti, più caratterizzanti di questa settimana. Vediamoli insieme. Mi no vado via. Lo gridano all'unisono circa 2.000 veneziani riuniti per manifestare a favore della residenzialità in un lungo corteo da fondamenta dell'Arsenale a Riva degli Schiavoni. 42 le associazioni che hanno aderito alla giornata di protesta contro l'assenza di tutele per gli abitanti della città storica e di politiche per favorirne il ripopolamento, mentre il numero dei residenti continua inesorabilmente a calare al ritmo di un migliaio all'anno. I nostri ragazzi non vivono, non vogliono lavorare solo per il turismo e quindi sono costretti a scegliere qualcosa al di fuori. Quello che è nato oggi non può finire. Una protesta trasversale che ha visto partecipare realtà disparate, da Confartigianato ai centri sociali, unite soprattutto nel bocciare l'operato del sindaco Luigi Brugnaro e della sua giunta. Dei 300 partecipanti al primo flash mob, nota Marco Gasparinetti del gruppo 25 aprile, siamo diventati ormai migliaia a lanciare il nostro messaggio al sindaco accentratore che non ascolta nessuno e si tiene tutte le deleghe. Venezia è anche nostra, di queste decine di gruppi diversi che hanno saputo mettersi insieme per amore della città. Quello che sta succedendo non può più essere ignorato. L'intervento da parte degli operatori è stato tempestivo. Le procedure utilizzate sono state utili per contenere l'inquinamento e anche abbiamo oggi saputo dalla ditta che gestisce l'oleodotto che verranno implementate le misure di sicurezza. Questi punti chiave emersi dalla conferenza dei servizi convocata dal neosindaco di Mira, Marco Dori, con gli organi competenti per far luce sulla vicenda della perdita di gasolio nell'idrovia lungo la Romea e soprattutto affrontare la questione legata alla dispersione degli agenti inquinanti. Il pericolo maggiore era quello relativo alla zona. La zona è stata trattata, è stata messa in sicurezza e continueranno però gli approfondimenti per verificare appunto che tutto sia stato riportato com'era, allo stato originario. Tutto sembra sotto controllo, dunque, anche se gli interventi continueranno. Una verifica ancora tra qualche giorno per quanto riguarda i dati sull'inquinamento, per quanto riguarda il cantiere, per quanto riguarda anche i dispositivi adottati. Un piano, quello dei ladri responsabili di questo danno, studiato nei minimi dettagli. Si concluderà la prossima settimana con l'abbattimento delle due torri della CVM, la lunga agonia degli impianti industriali di Porto Marghera, che fino al 2009 hanno prodotto cloruro, vinile, monomero e plastica in PVC. Molti stanno pensando che quella sia un'immagine di Porto Marghera che sta sparendo, in realtà insomma non è tanto così. Io la metterei in un altro piano, cioè la metterei sul fallimento per come è andata con Finis e tanti altri soggetti produttivi di Porto Marghera, metterei proprio sul fallimento la politica in generale, soprattutto quella istituzionale locale. La demolizione delle due torri con le fiaccole di sicurezza alte 160 e 185 metri riportano con la mente alle proteste dei lavoratori di Vinyls che per anni hanno fatto sentire la loro voce anche restando lì sopra giorno e notte sotto la bufera di neve per attirare il mondo politico. Adesso come adesso, visto quello che sta succedendo, almeno per me personalmente, il primo sentimento che provo è un sentimento di tristezza e di amarezza. È vero, sono diventate un simbolo, se vogliamo chiamarle così, proprio per toccare anche i sentimenti delle persone, insomma. L'amarezza che mi rimane è che dopo aver demolito i lavoratori, lasciandoli a casa senza un futuro, senza uno stipendio e senza lavoro, adesso vogliono anche demolire le ultime tracce delle proteste che sono state fatte a Porto Marghera. È stato arrestato nel tardo pomeriggio di mercoledì Mauro Padoan, il 55enne che la mattina aveva ucciso la mamma di 76 anni, Sonia Padoan, accoltellandola, nell'appartamento al secondo piano di Via Calvi a Marghera, dove i due vivevano insieme. Dopo l'omicidio, Padoan, insegnante di sostegno in una scuola di Dolo, ha chiamato la polizia, giunta poco dopo sul posto con le volanti, dicendo «Ho ucciso mia mamma».
È stato trasportato all'ospedale per le ferite da taglio sul corpo e in serata interrogato dal magistrato Stefano Buccini. Si è però avvalso della facoltà di non rispondere. Venerdì mattina comparirà davanti al giudice per la convalida, mentre nei prossimi giorni sarà effettuata l'autopsia sul corpo della vittima, che potrebbe fornire elementi utili a ricostruire la dinamica dell'omicidio. Ancora molti punti da chiarire, infatti. Il 55enne stava tentando di suicidarsi oppure ha provato solo dopo aver accoltellato la mamma? All'interno della camera da letto, dove c'era il corpo della 76enne, le forze dell'ordine hanno trovato e sequestrato 4 coltelli da cucina, alcuni sporchi di sangue. Alle spalle della famiglia il tragico suicidio del fratello minore del 55enne per una delusione d'amore e la morte del padre. Eventi che avrebbero turbato nel profondo l'assassino che di recente aveva preso il cognome della mamma. All'indomani molti vicini di casa sono ancora sotto shock per l'accaduto. Due anziane signore hanno addirittura preferito andare a casa dei figli per qualche giorno. Difficile e doloroso pensare che a pochi metri da loro un'anziana, un'amica, sia stata uccisa così. Sì, ma io ho paura, Dio mio, non è che ci porta via. Papi, papi, oh mio Dio. 8 luglio 2015, la furia di una cella temporalesca che sovrasta la riviera del Brenta si abbatte con una violenza inaudita al suolo. Lo scontro fra masse d'aria calda e fredda si avvita, tocca terra e travolge tutto ciò che incontra, case, campi, capannoni. Dolo pianiga e mira i comuni straziati dal tornado che piega il territorio per un raggio di 12 chilometri. A 2 anni di distanza, dopo le polemiche per le lungaggini burocratiche dei risarcimenti, a Palazzo Ferrofini si è ragionato sulla prevenzione e sulla ricerca scientifica. Abbiamo capito che si può fare tesoro di questa esperienza, nonostante la gravità e la tragedia che ha provocato, per mettere in atto alcune azioni virtuose, soprattutto per quanto riguarda la sensibilizzazione e la prevenzione di alcune situazioni analoghe. Durante l'audizione, cui hanno preso parte i rappresentanti dei comuni colpiti, oltre a esperti di meteorologia, sono stati analizzati in particolare i dati del fenomeno dell'8 luglio di 2 anni fa. È proprio quell'analisi la base di partenza di uno studio di prevenzione per una maggiore tutela dei territori di chi vi abita, senza creare allarmismi. Rilevamenti in continuo dei temporali, comunicazioni di allerta ai cittadini sono solo alcune delle soluzioni proposte per evitare i danni, ma servono, è stato detto, anche modalità costruttive utili ad avere degli edifici resistenti a questi fenomeni. Documentazione e verbali dell'audizione saranno trasmessi all'assessore competente. I sindaci hanno fatto presente le problematiche inerenti alla gestione della post-emergenza. Tutta la raccolta dei dati per la quantificazione dei danni, le certificazioni, tutto quello che è necessario per gestire al meglio le risorse che sono sempre poche, ma comunque sono disponibili per il recupero, insomma, dei danni subiti. Cronaca politica, ma non solo, costume, lo sport, tante notizie avete sentito questa settimana. Io vi ringrazio per la vostra cortese attenzione, per essere stati in nostra compagnia. Vi auguro un buon proseguimento con la programmazione di Rete Veneta. Non cambiate canale.